Regione Lombardia, province e comuni lombardi hanno sottoscritto ieri un accordo per realizzare il patto di stabilità territoriale che prevede un plafond di 212 milioni di euro suddivisi fra gli enti locali lombardi. Entro la fine di settembre convocheremo un incontro come questo alla presenza del governo per ascoltare cosa ci rispondono. Così il governatore lombardo Roberto Maroni, che agli amministratori locali ha proposto di fare un fronte comune tramite un documento condiviso per dire no appunto al patto di stabilità. All'incontro di ieri noi abbiamo intervistato a margine il presidente dell'ANCI Lombardia Attilio Fontana e il presidente dell'Unione delle Province Lombarde Massimo Sertori. Sentiamo. Attilio Fontana, presidente dell'ANCI Lombardia, oggi viene firmato questo patto verticale. Si tratta di un'iniziativa che ci consente di allargare le disponibilità ristrette dal patto di stabilità e quindi è un'operazione che va sicuramente nella direzione giusta, come, non bisogna dimenticarlo, era nella direzione giusta quello che è stato fatto la scorsa settimana con lì sì l'anticipazione della Regione di 1 miliardo di euro per le spese che i comuni non possono pagare sempre per via del patto di stabilità. Sono due, credo, provvedimenti che andrebbero commentati unitariamente per dire che questo Presidente della Regione sta veramente prendendo nel vero senso della parola la parte dei comuni, sta veramente cercando di dare una concreta mano ai comuni per aiutarli ad uscire dalle difficoltà insuperabili nelle quali noi siamo oggi. Tra le difficoltà ci potrebbero essere quelle derivanti dall'aumento dell'IVA del 6% sui servizi erogati dalle cooperative sociosanitarie, un allarme che è stato lanciato proprio in questi giorni in occasione della riunione nel Pavese da parte dei piccoli comuni, un allarme lanciato da lei ma anche dai suoi colleghi certo. Di Piemonte e Veneto. È un allarme che abbiamo lanciato in modo condiviso, ANCI Lombardia, ANCI Piemonte, ANCI Veneto, ed è la prima iniziativa che assumiamo in modo concorde. Abbiamo creato questa sorta di collegamento tra la Regione Lombardia e le altre due regioni, grandi regioni del nord, proprio per confrontarci e per sostenere quelle che sono le esigenze maggiori dai nostri territori. È chiaro che se le cooperative non sono in grado di svolgere il loro lavoro perché gli manca un 6% di IVA, è chiaro che si ripercuote tutto poi sui comuni, perché le persone andranno a chiedere quello che le cooperative non sono più in grado di svolgere ai comuni. Presidente Sertori, ricordiamo lei anche rappresenta tutte le province lombarde, non solo quella di Sondrio, tutte le province complessivamente di questo plafond ne vanno 53 milioni, cosa potranno fare con questi soldi? Potremmo fare alcune opere, certo, rispetto alle risorse che abbiamo a disposizione e non possiamo utilizzare proprio per gli effetti del patto di stabilità, è un'operazione importante questa ma non sufficiente, del resto la Regione più di questo non può fare. Sono 6 miliardi le possibilità, le risorse che hanno a disposizione gli enti locali in Lombardia ma che non possono utilizzare a fronte di un patto di stabilità che è veramente assurdo perché non tiene minimamente in considerazione gli enti che sono gestiti bene, quindi gli enti virtuosi, non c'è nessun tipo di distinguo e quindi abbiamo una serie di risorse fondamentali, importantissime sul territorio lombardo per fare infrastrutture, per soddisfare tutta una serie di necessità, di fabbisogno che ci sono per gli abitanti in Lombardia, che purtroppo pur avendoli non possiamo utilizzarli. Dobbiamo uscire da questa situazione, non è più sostenibile e credo che il messaggio uscito oggi dal Presidente Maroni, che si è fatto carico di ascoltare tutti i comuni, tutte le province, di portare questa istanza a Roma dove si possono fare le leggi, ebbene credo che questa di oggi sia una giornata importante perché il Presidente Maroni sta mettendo insieme tutte le voci disperate degli amministratori lombardi e le porterà a Roma per risolvere questo che è veramente un problema non più derogabile.